Bentrovati al TG Med Sport, 29esima giornata in Serie B, aperta dalla vittoria del Pescara alla Spezia per 1-0 con il gol di Sforzini. Tutte le partite di oggi alle 15, Bari-Avellino, Cittadella-Carpi, Juve-Stabia-Ternana, Lanciano-Novara, Latina-Trapani, Modena-Empoli, Palermo-Brescia, Regina-Crotone, Varese-Padova. Alle 18 invece la sfida tra Siena e Cesena. Per il Palermo squalificato soltanto Angelkovic, giocherà Vitiello in leggero vantaggio su Milanovic al suo posto, e poi ancora Stevanovic e Lazzar sugli esterni. Torna dal primo minuto Lafferty in attacco accanto a Dybala. Il Brescia è una squadra che è stata costruita per tornare in Serie A, per vincere, per arrivare a giocare nei quartieri alti della classifica, e per qualità di rosa e di giocatori che la compongono è chiaro che questa è una squadra importante per la categoria, e quindi ci aspetta un'altra tappa da affrontare col massimo dell'attenzione, della concentrazione e dell'organizzazione di gioco da parte nostra. Sappiamo che vorranno, perché contro di noi tutti vogliono fare magari una partita importante, quindi dovremmo farci trovare pronti in questo senso, insomma. Non deve commettere l'errore di guai, ma lo sappiamo, ne abbiamo parlato con i ragazzi, con la squadra, a pensare che abbiamo fatto qualcosa, perché non abbiamo fatto nulla, abbiamo solo dato vita a un grandissimo percorso di lavoro, di conoscenza, di lavoro sotto tutti gli aspetti, sul piano tattico, sul piano dell'organizzazione, della mentalità, dello spirito nella preparazione alla partita, e su questi fattori dell'unità di intenti da parte di tutto il gruppo si è costruito attraverso dei fatti, una mentalità di gruppo, e un gruppo che sa che da parte dell'allenatore c'è la visione di vedere tutti alla stessa maniera. Zambelli e Corvia non sono al meglio, 4 squalificati per il Brescia, Paci, Di Cesare, Caracciolo e Olivera, dunque per Iaconi problemi di formazione. In avanti giocherà soltanto Corvia con Ben Ali e Grossi alle spalle. Boscaglia non potrà disporre di Raimondi per un problema muscolare, di Gambino che è squalificato, però ha recuperato Martinelli dopo il lungo stop per infortunio. Allora il solito 4-4-2 per Boscaglia, con Junco accanto al capocannoniere del campionato, Matteo Mancosu. Si va a Latina per vincere, sappiamo che incontra una squadra in forma, ma a noi questo interessa poco, anche noi siamo in forma, quindi... voglio dire che noi non abbiamo assilli di classifica, perché abbiamo una buona classifica e perché siamo una squadra che spessissimo gioca con la testa libera, così come è successo sempre in questo campionato, anche quando normalmente era difficile averla, ma noi l'abbiamo sempre avuta, perché abbiamo espresso sempre comunque il nostro gioco, il nostro modo di essere. Vi ricordo che tutte le edizioni del TG Med Sport le potrete rivedere sul sito trmweb.it. Appuntamento alle 14.30 su TRM13 con il processo in diretta di Salvatore Geraci, per seguire tutte le emozioni di Palermo, Brescia e Latina Trapani. Grazie per essere stati con noi e arrivederci. Piva, l'edilizia che ti vizia. Piva è cartongesso, sistema tintometrico, sistema cappotto, intonaci, guaina, ferramenta, idraulica, rivestimenti dal cemento alla pittura. A vostra disposizione personale specializzato vi aspetta per i vostri progetti. Aperti anche a pranzo. A Palermo, via Galileo Galilei 106, rotonda Viale Lazio. Info line 091 784 6193. Presenti su Facebook www.edilizia-piva.it.